Mentre la macchina correva verso la miniera, Owen aprì bocca soltanto per chiedermi se volevo che Cristina fosse informata del mio arrivo e del ritardo prima di rincasare. Me lo chiese come se già sapesse che avrei risposto di no. Alla miniera trovammo ordine e disciplina. Ah, Grenfell, io credo che non si faccia mai abbastanza per i minatori. Oggi, come sempre, la loro vita è in pericolo. Sì, anche ultimamente in Belgio e in Germania. Dappertutto. E solo chi ha vissuto in mezzo a loro può apprezzarli come meritano. Me lo salvi. Meno male, Manson. Non ci speravo proprio. E allora? Siamo saliti adesso lasciando soltanto Sims laggiù. La frana non si è del tutto assestata. La borsa. Dottor Manson, la scongiuro, me lo salvi. Faremo tutto il possibile, signora Bevan. Jim. Lei permette? Se proprio non le dispiace, questa la porto giù io. Solo sbrighiamoci. Lei dove va, signor Vaughan? A fare quello che mi spetta, Owen. Oxborough, spero che lei abbia intenzione di rimanere, naturalmente. Intanto si dia da fare. Forse ci sarà bisogno anche di lei. Prepari nella camera del custode. Anch'io. Ho fatto il corso da infermiere. Va bene. Ero già sceso parecchie volte in miniera, si intende? Ma quella notte tutto mi sembrava diverso. Sentivo su di me gli occhi di Owen
di Vaughan, di Jenkin e perfino di David, il ragazzo, pronti a giudicarmi. Ma sentivo pure che nessun pericolo mi avrebbe impedito di fare di tutto perché mi considerassero uno di loro. In un mondo ancora ordinato, illuminato, quasi umano. Ma già quell'umido inconfondibile delle miniere, freddo e caldo nello stesso tempo, penetrava nelle ossa. Poi la galleria si trasformò in un cunicolo impervio e sgocciolante, sempre più fangoso. E quella sensazione ossessiva, così dolorosa per chi non è abituato a stare laggiù, che non si potrà mai tornare all'aperto. Che c'è, James? E Bevan? Sempre lo stesso. Ma la galleria, si sentono dei rumori. Ormai siamo qui e dobbiamo tentare. Ehi, Grumiri! Sempre il solito matto. È un uomo in gamba, Sam. È ancora distante? No, una cinquantina di metri. E c'è vicino anche una barella. Porco demonio! Che c'è? Niente, ho inciampato e mi è caduta la borsa. Un momento. Il cloroformio, senza anestetico. Dottore, c'è una fiala di morfina. Servirà poco, non farò in tempo ad aspettarne l'effetto. No, dottore, non c'è più un minuto da aspettare. Venite o non venite! State tranquilli, che non mi muovo. Esercitazione pratica, servizio d'ambulanza, dottore. Il laccio. Prepara l'iniezione intanto. È andato, vero? Adesso le farò un'iniezione, Sam. Ma un po' di male lo sentirà. È difficile giocare a biliardo
con un braccio solo. Preferisci lasciarti la pelle, Sam? No. E non voglio che ce la lasciate neanche voi. Su, coraggio. Sbrighiamoci, Manson, per l'amor di Dio. Non guardi, Sam. L'acqua! Fate qualche cosa! Grazie al cielo, quando la lama stridette sull'osso, Bevan svenne. Sì, il sudore mi colava sugli occhi e mi sentivo soffocare. Mi sembrava di operare alla cieca. E non ero neppure un chirurgo, dopo tutto. Lo stridore della sega e quell'ansito affannoso degli altri curvi dietro di me. Dio, non avrei finito mai. Credo di aver perfino desiderato a un certo momento che tutto crollasse pur di troncare quella tortura. E il crollo sarebbe avvenuto. Lo sentivamo nella carne. Dottore! Sta zitto! La legatura, forte, per fermare il sangue. Il polso era debole, ma costante. Finito. Svelti, per carità. Dai, Sim, portatelo via. Marella.
Giusto in tempo. Ma non siamo ancora fuori. Presto, presto. Quanto pesa? Bevan continuava a perdere sangue, naturalmente. E non si arrivava mai. Mai. Ma è salvo, anche se ha perduto un braccio. No, ferma. Presto, fate presto. Può fare qualcosa lei, adesso? È tutto pronto, lì dal custode. Ho mandato qualcuno in motocicletta. No, questa la porto io. Venite, vi accompagno a casa con la macchina. No, grazie. Io e Sims ce ne torniamo a casa a piedi. Vero, Sims? Accompagni invece il dottore. Lui è un po' più delicato. Cenchi! Andiamo, Manson. Prima voglio dare un'altra occhiata a Sam. C'è sempre un po' di amaro, anche nei momenti più belli. Ma quel momento non l'avrei cambiato con nessun altro al mondo. Avevo salvato un uomo. E forse questo è il segreto della nostra professione. Far sì che quella gioia si rinnovi ogni volta, egualmente limpida e profonda. Non provare mai il rimorso di non aver fatto l'impossibile.
Quando finalmente rientrai a casa, non ci fu bisogno di parlare. Mai avevo visto nei suoi occhi tanta luce. E se non fossi stato ancora tutto preso dalla gioia per aver salvato Sam Bevan, oltre a quella dell'esame vittorioso a Londra, avrei notato nella sua espressione, nel suo atteggiamento, una nota nuova, come una vibrazione segreta. È vero che poco dopo, quando seppe dell'episodio in miniera, sembrava quasi furiosa. Sì, canta tu. Stono, lo so, ma intanto tu ci sei abituata. Ecco qua, il tuo abito migliore è completamente rovinato. Io non gliela perdonerò mai a Owen di non avermi avvertita. Non voleva che tu ti preoccupassi troppo? Ma niente affatto. Il mio posto era lì, insieme alla moglie di Sam Bevan, insieme ai minatori e alle loro donne, mentre tu eri giù nella galleria. Non pensarci più adesso. Eh? Che motivo abbiamo di litigare? È tutto finito, no? Niente caffè e nervi distesi. E scommetto che stanotte non ci sarà nemmeno la solita chiamata notturna. Non so perché, ma lo so. E forse anche Owen lo sa. Ah, mi sembra proprio di essermi tolta una tonnellata dalle spalle. E ho una fame. Spero che mi abbiate preparato un buon pranzetto. A proposito, che fine ha fatto Jenny? È troppo curiosa per essere andata a dormire. Non c'è. A quest'ora? Le ho dato un giorno intero di permesso. Dorme dai suoi. Perché? Sono proprio un bestione. Come ho fatto a dimenticare che indovini sempre tutto? Sapevi che avrei vinto a Londra? E hai voluto che la festeggiassimo insieme, da soli, stasera, la nostra vittoria. Anche? Perché? Che c'è ancora? Ma hai finito di farti bello? Oh, a questo non ci riuscirebbe nessuno. Che c'è? Che succede? Ma se non è nemmeno apparecchiato. Di sopra, in laboratorio. Questa è una sfumatura che apprezzo. E perciò ti meriti un bacio. Siediti, Andrew Manson. Comincio a preoccuparmi. Perbacco, whisky anche tu. Certo. Come quella sera in cui arrivò Danny e tu mi promettesti che avresti tentato gli esami. All'uomo che non cesserò mai di amare. Alla piccola gran donna che non merito. E a qualcun altro. Non abbiamo sempre detto che questa casa era troppo grande per noi due. Questi sono ricordi che nemmeno il tempo distrugge. E fu un inverno ansioso e felice, specie quel giorno così bello quando tutto il mondo aspetta un bambino. Il salvataggio di Bevan non era stato certo un avvenimento eccezionale in un paese che nel passato aveva conosciuto l'orrore di vere catastrofi minerarie, ma la stima e la simpatia collettive erano molto aumentate verso di me e tutti quei doni natalizi ne erano la semplice e commovente riprova. Anche i pochi malati che avevo visitati sembravano allegri quella mattina.
In tutte le case, dolci, giocattoli, festoni di carta variopinta e bambini scatenati. Se ne arrivano ancora non sapremo più dove metterli. Ho dato un'occhiata a questo mucchio di posta. Niente di interessante? Una cartolina di Danny da Calcutta, ma non di auguri. Dice, hai finito la relazione sulla silicosi? E poi c'era una bellissima lettera di Freddy, eccola qua, che ha un solo difetto. Parla solo di Freddy. Sì, ma lui fu il primo a congratularsi per l'MRCP quando lesse la notizia. Un momento. Che roba è? Mi domandavo quando te ne saresti accorto. Regalo di Natale di Mary Vaughan. Avrei dovuto attaccarla all'albero, lo so, ma non ho resistito. Che figura ci faccio io con la mia spilletta? Quella io l'ho già messa da parte. Me la vedrei addosso solo il giorno del battesimo. Buon Natale, signor Owen. Anche a te, Jenny. Ci tenevo a farveli di persona i miei auguri. Grazie, Owen. Un bicchierino di porto deve accettare. Ci penso io, signora Manson. È troppe premure, ma scappo subito. Prego. Grazie. Ho incontrato Sam Bevan. Non ha voluto disturbarmi, ma mi ha dato questo per lei. Digli grazie di avermi rimesso in gamba per Natale. Un orologio. Con lui c'era il vecchio Russell, il capo trapanatori. Per bocca sua parlano un po' tutti. Sa cosa mi ha detto di lei? Il dottor Manson sarà uno sgobba a scartoffie, ma è un uomo. E il suo mestiere non glielo insegna nessuno. Grazie. Cinci. A lei. E pensare che quel bestione di Ben Chenkin... Ah, sarà uno sfaticato, ma nella galleria c'era anche lui. Che stava per dire, Owen? No, non sono discorsi da giorno di Natale. No, no, Owen. Parli. Non vuol mica piantarla, sa, con quella montatura delle sue cavie. E continua a trafficare con la protezione degli animali. Se fosse solo per lui, non mi preoccuperei, ma vede, anche al comitato purtroppo c'è chi gli dà retta. Che idioti. Se capissero quello che lei sta facendo per tutti noi, o almeno riflettessero su quello che è capitato a chi non gli ha dato retta. Come quel poveraccio di Tom Evans. Perché il braccio ustionato? Già. Mi è rimasto anchilosato dopo l'infezione. Perduto per sempre. Bene, e adesso è proprio ora che me ne vada. Buon Natale ancora e molti auguri, specialmente a lei, signora Manson. Grazie, Owen. E siamo già d'accordo con Andrew. Il padrino sarà lei. Questa poi. Ma non aspetterebbe il dottor Lieven. Owen, quel ponticello non doveva essere ricostruito da un pezzo. Ha ragione, dottore, mille volte ragione. Ma crede che non abbia insistito? Il guaio è che bisognerebbe far piazza pulita di quelle vecchie volpi al municipio. Ma li asfissierò finché non si decideranno a cominciare i lavori. Ci conti. Ci conto. Arrivederci. Buon Natale. Jenny? Sì? Sai dove abitano gli Evans? Sì, dottor Manson. Si fa un row 5. Perché? Lei, dottore. Che c'è ancora? Mandalo via. Sentite. Mandalo via, ho detto. Dottore. Non sono un nemico. Vuole che le dica che aveva ragione? È contento adesso? O è venuto a vedere come ce la passiamo? Benissimo, non lo vede? Sì,
C'è stato un malinteso fra me e Tom. Ma oggi è Natale, vorrei... Ecco, mia moglie e io saremmo felici se accettaste di aiutarci a mangiare il nostro pranzo di Natale. Oh, dottore, la bambina dorme. Tu sta zitta! Non sappiamo che farcene della carità di nessuno. Tutti uguali a loro. Prima vi sbatto in terra e poi vi getterò pure il letame in faccia. Tom, ti prego! Non sia ingiusto, Tom. Ci farebbe davvero piacere se veniste. E vi aspettiamo. Grazie signora, grazie. Bella, bella serata, eh? Le diamo un po' di latte? No, no. Se non è troppo disturbo. Sì, lo prendo subito, signora Manson. No, Jenny, ci penso io. Oggi sei soltanto un ospite. Ah, oggi è Natale. La borsa della mamma. Ladies! Gentlemen, no, prego, state comodi. La serie dei nostri brindisi non sarebbe completa se io non vi invitassi tutti come faccio a brindare alla lunga, possente, rombante vita di quel prodigio della tecnica, di quel gioiello della meccanica, di quel parto geniale della mia leonardesca mente, della Bolland and Bolland Testeri costituita, che fra poco voi tutti potrete ammirare e, perché no, invidiare nello splendore della sua vernice nuova. Papà, ti sta chiamando. No, è impossibile, qualcuno si sta divertendo. Ma se si incanta sempre. Tu stai zitta, sai? Vado io a accomodare subito ogni cosa. Aspetta, ci papà. Vieni, Tom, mi permette una parola? Che bei calzerottini di lana. Li ha fatti lei, signora Evans? Sì, signora Manson. Mi insegnerà a farli. Ah, certo. La signora Manson aspetta un bambino. Jenny, giuro che questo è l'ultimo. No, Tom, lei non deve farsene una colpa del guaio che le è capitato. Io ero arrivato da poco, lei non mi conosceva ancora come medico e non poteva avere fiducia in me. Forse ero io che dovevo insistere, oppormi. Senta, faremo così. Io sono in ottimi rapporti con il signor Vaughan e gli chiederò di darle un posto di custode o di magazziniere, come ha fatto con Sam Bevan. Va bene?
allora, Mary, ti sei decisa a partire? Dottor Manson. Sì? Posso tagliarne un piccolo ramo per ricordi? Ma certo, ma... Ma insomma, venite sì o no ad ammirare questa meraviglia! Venite, eccola qui, la Boland and Boland, baciata dal sole di questo fausto giorno. E non la vedrete mai carica di polvere, perché nessuna macchina oserà mai oltrepassarla. Anche quella del signor Vaughan? Anche, e quella del dottor Jeveling. A proposito, reclamo l'onore di offrire un bel giretto ai miei migliori amici Christina e Andrew Manson. Ti siamo molto grati, Con, ma tu capisci, Christina... Nelle sue condizioni. Oh, dimenticavo, è troppo giusto. Beh, allora... Io verrei. Ah, voi, Tom. Verrete con vostra moglie e la bambina. No, no, dottor Boland, io ho paura. Posso andarci io, signora Manson? Meglio di no, Jenny. Abbiamo molto da fare in casa oggi. Allora nessuno vuole venire? Benissimo. Vuol dire che vi faremo morire tutti d'invidia con la partenza in massa della famiglia Boland. Prego, signora, si accomodi. Qui non c'è lo sportello. Ah, già, è vero, sì, dall'altra parte, non mi ricordavo più. Uno sportello solo è molto più moderno e elegante. Sbrighiamoci, papà. Lo sai, se viene notte i fari non funzionano. Tu stai zitto. Tutti a bordo. No, un momento, fatti. Prima la mamma. Aiutate. Piano, piano. Su, coraggio. Una alla volta. Piano. Ecco. Ne si parte. Tenetevi forte, mi raccomando. Dai, papà. Calma, papà. Calma, calma, ragazzi. Adesso si parte. Ehi, largo, largo! Sabotaggio, sabotaggio questo! È un tradimento! Silenzio! Però il motore cammina ancora! Ora impedivo a Christina di far tardi con me su nel laboratorio, dove stavo portando a termine la mia relazione sulla silicosi. Lei aveva imparato a lavorare a maglia molto bene, ma una notte non potei fare a meno di svegliarla. Cristina, tesoro. Cristina. Andrew, che c'è? Scusami, amore, ma non potevo aspettare a dirtelo. Nemmeno fino a domattina. Nemmeno. Quanto mi sei mancata su in laboratorio. No. Oh, scusami. Hai ragione, sono un egoista. Dimenticare che aspetti un bambino è imperdonabile. Oramai sono sveglia. Andrew Manson. Sir Andrew Manson, un giorno sarò celebre e tu sarai al mio fianco, naturalmente. Possibile, ti degnerai. Ci sono, Chris, ci sono. Ricordi quella mia ipotesi di cui parlai a Danny, che la silicosi sia anche chimicamente nociva? Sì, ricordo. Ne ho la certezza ormai. So che anche tu non hai visto di buon occhio i miei esperimenti sulle cavie. In fondo anche per te esse sono soltanto delle povere bestiole. Ma erano necessari, preziosi addirittura. Cerca di seguirmi. Ogni volta che io ho iniettato una soluzione acquea di silici amorfi che fisicamente non è irritante, ho provocato un ascesso. Ma questo non si è mai verificato con altre sostanze meccanicamente irritanti, contenenti per esempio molecole di carbonio.
Dunque la polvere di silicio è chimicamente attiva. Ora sì che posso dire di non avere sgobbato inutilmente. Capisci, Chris? Io capisco che per te è una grande vittoria. Quella che volevi. E tu? Non la volevi? Chissà com'è tardi. Quasi le due. Ora basta lavorare. Ho lasciato a mezzo un appunto per la relazione. 10 minuti, non di più. Tutto andava bene, anzi, meravigliosamente. Cristina attendeva serena l'evento e io in poco tempo completai la relazione sulla silicosi e la spedii all'alto comitato di igiene. Ma bisogna sempre diffidare di queste ore troppo piene, troppo belle. Si scontano. La prossima volta usciamo con meno soldi in tasca. Avaraccio d'uno scozzese. Chiudi. Jenny! Jenny, ma dove ti sei cacciata? Jenny! Su, avanti, siediti. Signore. Avanti, su, Jenny. Che cosa c'è? Sono entrati per forza. Erano in 5. Chi? 3 del comitato con Menchenki, il reverendo Parry e Davis, quello della protezione animali. E che volevano? Io non volevo farli entrare, ma Menchenki ha detto che la casa del comitato e che loro ne avevano il diritto. Ma perché, ho detto io? Allora ho parlato il reverendo Parry dei porcellini bianchi del laboratorio e Davis ha voluto vederli. Sono saliti e Menchenki ne ha visto delle macchie. E ha gridato che era sangue e che lei torturava delle povere bestiole. Meglio annegarli, ha gridato. E le hanno portate via. Oh, dottore, io... Basta, Jenny. Su, cara, cara, tu non c'entri. Hai fatto quello che potevi, no? Andrew. Oh. Buonasera, signora Manson. Stavo giusto telefonando a lei. So, so. E io stavo cercando lei. Senta, Owen. Non mi costringa a ripeterle che io ne sono amico. Tant'è vero che ho saputo tutto a cose fatte. Sono indignato quanto lei, ma bisogna tenere gli occhi ben aperti su questa faccenda. È un brutto affare. È una faccenda disgustosa e ridicola. Andrew. Non tanto. Dottore, avevo la licenza. Quale? Quella del Ministero degli Interni per eseguire esperimenti su animali vivi. Ma il diavolo. Io non sono un patologo e non ho ufficialmente un laboratorio. Ho effettuato soltanto qualche esperimento elementarissimo. Per comprovare le mie risultanze cliniche. Ma la licenza ci voleva ugualmente. Che dobbiamo fare, Owen? So io quello che devo fare. Darò querela per violazione di domicilio. E le mie cavie le rivoglio. Impossibile anche questo. Jenkins e il reverendo Parry le hanno negate. Dottore, i pareri sono divisi al comitato. E c'è un gruppo ben deciso a giocarle un brutto tiro. Monteranno un putiferio del diavolo, aizzati da Jenkins, naturalmente. Avrebbero intenzione di accusarlo. E io dovrei difendermi? Sarebbe l'unico modo per convincerli che hanno torto. Senta, dottore, una persona come lei che fa lavoro di avanguardia ed ha il coraggio di dire quello che pensa, è per forza costretto a... Owen ha ragione. Non ti sei mai arreso, Andrew. E nemmeno stavolta lo farai. Comunque quel giorno dovranno sentire anche me.
Mi convocarono un sabato. Anche fuori si sentiva la requisitoria di Chenkin davanti ai membri del comitato riuniti in commissione di disciplina per giudicarmi. È tutto questo in un locale di proprietà del comitato. Sta lavorando per suo interesse personale, non per noi che lo stipendiamo. La faccenda si era ingrandita. Si erano ormai creati due partiti, pro e contro di me, arrivando ai comizi, alle prediche contro prediche in chiesa e perfino alle liti e a qualche rissa. Ad eccezione di Bolan, i miei colleghi erano contro, si capisce. Con Lievelin volutamente e Vaughan forzatamente al di sopra della mischia. E perciò sostengo che il dottor Manson è un macellaio sanguinario o qualcosa del genere. Parla, adesso esatto. Ripeto, e io ti dico. Così io sarei un macellaio sanguinario, eh? Dottor Manson. Chen, da persone civili non stiamo qui per offendere. Se vuoi continuare a parlare, chiedi scusa al dottor Manson. È inutile che ti guardi intorno. In questo non troveresti nessuno dalla tua parte. E va bene. Rinunciamo al macellaio. Adoperiamo le parole civili. Vivisezione. Perché si tratta di questo, no? O poco ci manca. È tutto senza licenza. In barba alla legge. Noi siamo corresponsabili. Palle! Cenchi! Se denunciamo il dottor Manson per aver omesso di procurarsi la licenza, l'avvertenza coinvolgerà il comitato. Lasciamo da parte questa storia della licenza. Ma sì, tanto ce n'è d'avanzo. I capi di accusa ve li ho detti e concludo. Abbiamo un assistente contro il quale tutta la città insorge per un'infrazione alla legge che si può considerare un vero reato. Un uomo che ha trasformato una casa di nostra proprietà in un... Non lo dico, ma mi avete capito. Io stesso ho visto le macchie di sangue sul pavimento. Un visionario, un pazzoide che sperimenta su di noi medicine sieri sconosciute, che ci costano un occhio della testa e che perseguita anche quelli di noi che stanno benissimo. E non concede certificati di esenzione a quelli che non hanno voglia di lavorare. Hai toccato un brutto tasto, Ben. Lei ha visto quella notte giù in miniera, se io sono uno che si tira indietro! Eravamo insieme, no? E allora, Jenkins? Io dico che così non si può né si deve andare avanti. Chiedo le immediate dimissioni del dottor Manson e chi la pensa come me alzi la mano. Niente affatto, non è il momento adesso. Il dottor Manson è qui per esporre le sue ragioni. Ed è il suo diritto di farlo. Dottor Manson. Parliamo un po' di quelle povere bestiole che io avrei torturate, anzi vivisezionate, e che invece Chenkin ha pietosamente annegato con il placet del reverendo Parry. Dite un po', perché voi minatori portate in miniera topi bianchi e canarini? Per premunirvi contro i gas? Vi danno l'allarme? E quando muoiono asfissiati, vi considerate colpevoli della loro morte? No. No, perché il loro sacrificio servirà a salvare altre vite umane. Ed è questo che facevo io. Eseguivo delle ricerche sui vostri disturbi polmonari che possono generare la tubercolosi, ma che non vi danno diritto ad alcuna indennità. Da 3 anni lavoro a questo. E ho scoperto qualche cosa che presto, spero, servirà a migliorare le condizioni del vostro lavoro e del vostro trattamento. Che male c'è se a questo scopo ho sacrificato 12 di porcellini d'India? Non ne valeva la pena, forse? Ma già, io sono un visionario, un pazzoide. Ebbene, se non credete a me, questo documento vi farà capire quello che pensano di me persone meglio qualificate a giudicarmi. Che cos'è, Owen?
È la comunicazione che il dottor Manson ha avuto l'MD. La nomina dottore emerito in medicina per i suoi studi sui disturbi polmonari dei minatori. Beh, questo che c'entra? Chiudi quella bocca! Non vogliamo perdere per colpa tua il miglior medico che abbiamo mai avuto. Chi vuole che il dottor Manson rimanga, alzi la mano. Dottor Manson, siamo lieti di... Grazie. Mi fa piacere che il comitato, dopo tutto quello che ho cercato di fare, desideri che io rimanga. Ma non me la sento. Mi licenzio, con un mese di preavviso per sostituirmi. Dottor Manson, io mi rendo conto. Ne siamo parsi ingrati e lei è disgustato da questa faccenda, ma... E c'è, David! Una disgrazia! Il ponticello è crollato e la signora Manson si è fatta male! Ed era l'unica cosa che vi avevo chiesto in 2 anni. Il dottor Lievi. È ferita? No. Il bambino. No, Manson. Mi creda, ho fatto di tutto. Ma ho dovuto operare qui d'urgenza. Grazie. Si sta svegliando ora. No. Un momento prima che la veda. Manson, c'era... Sì, c'era un segreto fra Christine e me, che riguardava appunto il bambino. Ma mi chiese di non parlargliene perché lei non si preoccupasse troppo. Mi disse che ci avrebbe pensato lei al momento opportuno. Non gliel'ha mai detto? No, non me lo ha mai detto. Vede, Manson, la caduta non è la sola causa della disgrazia. Era molto difficile che il vostro bambino potesse nascere. E adesso, dopo l'intervento... E Cristina lo sa. Lo ha capito. Vada da lei ora. E sia cauto. Sono proprio una buona niente. Cristina, che bisogno avevi di uscire con tutta questa neve? Sai, Mary Vaughan era venuta a trovarmi. Io ero così in pensiero per la storia del comitato. L'hai spuntata tu, vero? E così ho chiesto io a Mary di accompagnarmi per venirti incontro.
attraversavamo il ponticello per raggiungere la macchina. E ce ne andremo, Chris. Partiremo. Sì. Forse è meglio. Tu sai, vero? Tutto. Mi vorrai bene lo stesso. In verità fecero di tutto per convincerci a rimanere e all'ultimo vennero anche ufficialmente in commissione molto numerosa. C'erano i Vaughan, naturalmente, gli Evelyn e Boland con Mary, con Oxborough niente meno, e Nurse Lloyd, che aveva imparato a sorridermi. Oltre a Owen e a Russell, rappresentavano i minatori Sims, Evans, Bevan e perfino Ben Chenkin. Beh, che posso dire io? Avete parlato tutti così bene. Siamo tutti un po' in torto col dottor Manson. Io specialmente. Ma se sono qui è segno che... No, Chenkin. Non è per questo. Se ci sono stati fatti dei torti, Cristina e io li abbiamo dimenticati. Ringrazio anche lei, ma ripeto che non ci è possibile cambiare idea. Siamo tutta gente che non ha grilli per il capo. La famiglia per noi è una cosa importante. Nostra moglie è veramente metà della nostra vita. Chi di voi al mio posto si sentirebbe di obbligare sua moglie a vivere ancora in questa casa? Lei, Vaughan? No, Manson. Ha ragione. Beh, io nemmeno me la sentirei. Abbiamo tentato, dottor Manson. Bevan, Ivan, Sims, voi parlerete con i vostri compagni. Non sarà un momento allegro. Io ci rinuncio a dirglielo. Speravano che vi convincessimo. E anche lei, Chenkin. Vorrei che quello che è successo giovasse un po' a tutti. Vedete, Owen e Russell sono due uomini che guardano avanti e hanno veramente a cuore i vostri interessi collettivi. Non li costringete a rimorchiarvi. Abbiate un po' meno paura delle novità in ogni campo. Beh, adesso ci dispiace ancora di più che lei se ne vada. Ehi, ma fra poco qui ci metteremo tutti a piangere. Facciamogli i nostri auguri, invece. E che possa avere tutto il successo e le soddisfazioni che merita. Certo. Manson non ve l'ha detto, ma continuerà a lavorare per tutti i minatori. Se accetterà il posto che gli è stato offerto all'Alto Comitato di Igiene del Consorzio Miniere, potrà contribuire personalmente agli sviluppi legali e sociali dei suoi studi. Ma... così davvero non ci riusciremo a dimenticarlo. Nemmeno lei, signora Manson. Owen. Addio. Dottore. Sims. Eccoci qua. Due braccia in due
ma una gran voglia di abbracciarla. Accetterebbe, dottore. L'ho fatto io, ma funziona benissimo. Grazie, Ben. E se capitasse un'altra di quelle discese in miniera, questa volta il dottor Osborov non si tirerebbe indietro, no? È proprio quello che volevo dire. Auguri, Messi. Auguri. Chiunque prenderà il suo posto, dottor Manson, io agirò sempre come se lei fosse presente. Non sempre, Nurse Lloyd, non sempre. Errori ne facciamo tutti. Lei passa da me domattina? Dovrei consegnarle un paio di lettere. Certo. Gli addii ce li faremo sabato sera, al nostro solito pranzetto. Avverremo senz'altro. L'ultimo, purtroppo. Anche noi, a sabato. D'accordo. Mi darebbe un passaggio, Lievery. Lascerei la macchina a mia moglie. Ma si figuri. Grazie. Dottore, dottore. Noi faremo due chiacchiere nel mio ufficio prima della sua partenza. Quando vuole. A sabato. A sabato. Passi poi a prendermi tu. Non ce l'offriresti una tazza di tè? No. Scusa. Lo prendi volentieri anche tu, vero Mary? Sì, signora Manson. Jenny, hai sentito? Prepariamo il tè. Jenny! Oh, subito, signora. Io, che devo dirti? Da quando tu eri qui, mi sentivo 10 anni di meno sulle spalle. Papà? Sì? Volevo dire al dottor Manson che io andrò in sanatoria. La targa sul portone era presuntuosamente modesta, ma ben 2 piani del palazzo erano riservati all'alto comitato di igiene del consorzio miniere, più brevemente siglato con MFB, Mines Fatigue Board. Sì, tutto era importante lì dentro, meno quello che vi si faceva. E in tanti mesi l'unico giorno felice per me fu quello in cui le mie dimissioni vennero discusse in seduta plenaria dal consiglio di presidenza, del quale facevano parte anche 2 mie vecchie conoscenze, i professori Abby e Gatsby. Presidente era Sir William Dewar, altri membri i professori Winnie e Dodd Canterbury. Ma chi contava veramente per il consiglio era l'inestimabile signor Gill e per me il mio collega ed amico Hope, segretario.
S'accomodi, dottor Manson. Hope, vuole rileggere la conclusione? Certo, Sir William. E pertanto, non ritenendole sufficientemente giustificate, il Consiglio ha deciso a maggioranza di respingerle. Devo precisare la votazione? No, non occorre, grazie. E allora, dottor Manson? Spero non vorrà insistere. La cosa ci stupirebbe molto. Credo che tocchi a Manson parlare. Avanti, sentiamo. Mi dispiace, ma non le ritiro. Dottor Manson, noi ci rendiamo conto della sua impazienza, molto giovanile. Ma io direi insofferenza. Verso gli aspetti meno appariscenti, burocratici se vuole, delle sue mansioni. Ma quando lei fu assunto, su proposta del professor Abbey? Per i suoi studi sulla silicosi. Certo, certo. Io stesso le feci presente la necessità di dedicare parte del suo tempo ai problemi organizzativi che costituiscono la base dei nostri compiti. Come, per esempio, uniformare la larghezza delle bende nel materiale di pronto soccorso delle miniere. Appunto. Ora, noi vorremmo sapere... Sì, vorremmo proprio sapere perché non accetta con più umiltà e meno presunzione i benefici di un posto che molti suoi colleghi le invidiano. Se io alla sua età avessi preteso... Gatsby. Signori, ripeto, tocca a Manson parlare. O meglio, spiegare. Non crediate che io non vi sia grato. Ma vorrei precisare al professor Gatsby e a tutti che io non sono, come dire, un carrierista. Io ero convinto che le mie mansioni qui fossero soprattutto d'ordine clinico. Ad eccezione del signor Gill, direttore organizzativo, e del mio collega Hope, che però ha un laboratorio batteriologico... un po' polveroso. Voi, lei, Sir William, e tutti gli altri illustri membri del Consiglio, vi riunite qui solo saltuariamente, continuando a svolgere la vostra normale attività. Mentre io... ecco, io non so parlare. L'altro giorno, in strada, ho soccorso un ciclista, un poveraccio investito da un autobus, una brutta ferita all'inguine, lacerazione arteriale, l'emorragia poteva essere fatale. Ho ficcato il pugno nella ferita, comprimendo l'aorta con tutto il peso del mio corpo. E 5 minuti dopo è arrivata l'ambulanza. Sì, l'avevo salvato. Ma quando qualcuno mi ha chiesto il nome, ho alzato le spalle e me ne sono andato senza rispondere. Sono ancora un medico io. Beh, mi pare che questo edificante raccontino tagli la testa al toro. Dottor Hope, lei è solo il segretario qui. Chiedo scusa. Con la formulazione io sono d'accordo con Hope e propongo che le dimissioni del dottor Manson siano accettate. Sta bene. Scusate, ma io ho un appuntamento al ministero. Un momento, Gatsby. Prima che Sir William sanzioni ufficialmente la nostra decisione, vorrei chiarire un punto di una certa importanza. Suppongo che il dottor Manson, andandosene, vorrà avocare a sé, personalmente, la paternità della proposta per l'accoglimento della silicosi fra i morbi industriali, proposta che verrà discussa in questi giorni al Parlamento e inoltrata dalla nostra organizzazione. Ma il dottor Manson non... Lei tenderebbe a agire così? Non si preoccupi, professor Gatsby, e nemmeno loro. La proposta è e rimarrà del Mine Fatigue Board. E allora, visto che il posto del dottor Manson non è con noi nelle retrovie, ma in prima linea... Ah, oh, benissimo. Le sue dimissioni, con vivo rincrescimento, sono accettate. Grazie. Scusatemi tanto, ma io... Grazie. Professor Wilson. Provvederò a farle liquidare in settimana le sue competenze. E sono veramente rammaricato di perderla. Grazie, signor Gill. Si rivolga a me quando vuole,
per qualsiasi cosa. Lei è sulla strada giusta. Non se ne allontani mai. E così mi lasci solo in questo obitorio senza cadaveri. Vieni via anche tu, Nick. Anche tu sei sulla strada giusta. Le tue ricerche sugli enzimi gastrici... Oh, quelle per il momento sono destinate a rimanere una pura speranza. Speranza. Oh, come dice il mio nome. Ma perché? Hai mai sentito parlare di costrizioni finanziarie? Oh, non per me, bada, io sono solo e mi basta ben poco, ma sto pagando i debiti di mio padre, un gran simpaticone che non aveva però le idee molto chiare in campo amministrativo. Perciò per il momento devo limitarmi ad invidiarti. Calcoliamo un paio d'anni ancora. E poi qui dirò delle cose che procureranno un infarto al signor Gill. Come ex viceammiraglio sarà seppellito con gli onori militari. E forse anche a Sir William. A proposito, hai notato che hai i pantaloni sempre mezzo sbottonati? Nick, ti ricordi che ti parlai di quel mio amico, Danny? Il marinaio che naviga sempre nel whisky, certo. Mi ha scritto ancora, da Manila. Spero che abbia fatto scalo all'isola di Bari. Eppure sono convinto che un giorno o l'altro si stuferà di fare il marinaio sbagliato. È uno di noi, Nick. Noi comprendiamo la vostra impazienza molto giovanile. E da quando tu e io siamo diventati amici, sto facendo una specie di sogno ad occhi aperti. Non dirmelo perché l'ho fatto anch'io. Noi tre insieme... Tu medico, lui chirurgo, io batteriologo. In una clinica modernissima. Tutta vetri, con i ritrovati più moderni. Con un laboratorio tutto nostro e la possibilità di fare qualsiasi esperimento. E di lavorare liberamente, infischiandocene di tutte le vecchie mummie. Non sarebbe bello, Nick? Non ci sarebbe niente di più bello al mondo. Andrew. Già, progetti magnifici, affascinanti. Ma per il momento sogni ad occhi aperti. Arrivederci, E ancora rallegramenti, Sir Andrew. Grazie. Anche da parte mia, Manson. Grazie. Faccia un salto un po' più spesso a Londra. E non dimentichi il golf, Che sta mettendo pancia lei. A presto. E così cominciò ad esercitare qui a Londra. Sì. Cristina e io fummo costretti a una specie di via crucis per trovare una condotta che potessimo rilevare con il nostro irrisorio capitale. E trovaste subito? Un paio di mesi dopo.